Leopardi. Allora, non facciamoci prendere dallo sconforto, ma quel cazzo di gobbo di merda mi ha mollato qua e senza biglietto ci ha abbandonato qui come delle catinelle. Pioggia a pecorelle. In ogni caso, adesso voi raccogliete tutto, la vacca, i burattini, e andiamo tutti a vedere il villaggio popolo. Uè, caponissimo! Sfonte forse, stronzo. In tutto 5 giorni. Stato sì, senza cagare. Neanche. Adesso puzzo come una merda. Sono proprio una merda, mi sono lavato, cioè. C'ho la capocchia che puzza, per non parlare dello scroto. Cosa? E tutto questo per seguire te. E vedere sti village people. E cosa hai fatto ieri nel bagno 2 ore? Vieni, Sailor Moon. Ci dobbiamo fare una chiacchierata. Sì, mio master. Ma io voglio tenerle quelle mutande, mio signore. Sì, ma ci sono dei canoni estetici. E tu non li rispetti, mi dispiace per te, non puoi venire. Sì. Sì. Poi comunque i village people veri sono morti. Andiamo a vedere gli Impaled Nazarene, a dire il vero. Comunque, non prenderla male, erano vecchi, insomma, erano malati. Però puoi tornare al tuo paese con le tue mutande, sai, e la tua macchietta marrone. Marrone? Ti amo. Sire, niente da dichiarare? Pelo. Ah. Mi ha strappato un pelo, sta collana. Potevo dirgli di registrarmi Dodò. Chi non era abbastanza figo fu costretto ad abbandonare il campo. Scemo! Ma alcuni degli altri restarono. Ah, ovviamente io no, eh. Io sono quello con la benda sull'occhio. Verso l'infinito e oltre. Ragazzi! Fottete tutti i ninja che potete, perché stasera fotteremo i Village People! We'll be right back.
lo so, la forma della mia testa rimanda decisamente a un fallo. Ma il glamour mi piace tanto, c'ho un botto di funzionalità, quindi smettila di fissarla, brutto stronzo, cattivo strabico. Se no glielo dico la maestra. Mio re, c'ho un cazzo duro che... che mio re, ho imparato a farla dai piedi, mio re, proprio la canca, proprio... Lasciamo perdere questi fronzoli, che sennò, porco Zeus, vi sparo! In ogni caso, sarete mica qui per i Village People. Quello è perculismo puro, tipo anni 80, trascurando comunque il fatto che l'ultimo ad essere morto nel 94. In programma ci sono gli Impaled Nazarene. Quindi adesso, a meno che non siate in vena di Sadona, un po' di Rancor Metal, prendete i vostri pacchettini e ve ne andate! Nel caso ciò non accadesse, noi prendiamo i vostri pacchettini e ce li infiliamo nel culo, poi li caghiamo e vi infiliamo a voi nel culo. Dopo vi tosiamo, ce li infiliamo tutti i vostri peli e capelli nel culo, poi prendiamo voi, vi cospargiamo di merda e vi diamo fuoco. E vi schiacciamo. Perché noi non siamo cortesi con le merde. Noi le schiacciamo! Quindi, vedi di andartene, hai capito? Un nostro vecchio amico, il caro Rafiki, era pronto ad offrire un sacrificio di sangue alla dea Elisabetta. Oh. Ma guarda, Leonida sapeva che i gabbiani stavano per cagargli in testa e che i Village People erano ormai fuori attività da anni. E sapeva che al loro posto, quest'anno, al grande concerto per l'amore e la tolleranza, erano stati chiamati gli Impaled Nazarene. Ma non aveva di certo intenzione di tornare a casa senza aver visto i suoi beniamini. E non si faceva scoraggiare dal fatto che la band era implosa da anni. I padani erano arrivati a Copacabana e di certo non avevano intenzione di farsi fermare da un bastardo pornoattore pelato seduto in mezzo a due capre. Doveva rinunciare al suo completino da concerto. Doveva rinunciare agli accessori che solo un concerto dei mitici Village People meritava. Doveva farlo. Ce la fa. Le mutande. Quasimodo, torna a suonare le campane in chiesa. E che Frollo te lo metta nella gobba. Femmina. Togliti le mutande! Lasciò cadere l'ultimo dei gadgets che aveva portato per il concerto, il preferito di Capitano, e si mise nella posizione che riteneva più comoda per avere una riflessione continuativa. La situazione era molto pericolosa per lui ed i suoi uomini, e lui, sempre lui, era concentrato come non mai. Ma aveva già PRSO la sua decisione e la comunicò ai suoi compagni.